Buongiorno follettini e follettine, eccoci qua. Siamo uscite io e Alicia per andare a prelevare. Yes. E nel frattempo aspettiamo le altre due. Poi vado a farmi le unghiette oggi. Oggi farò un super vlog delle unghiette in Corea. Vedremo un po' le loro tecniche, se riesco a farvi vedere un po'. Eccoci qua. Sempre, però siamo, vedi se stiamo lucidizzando anche noi in faccia. Sì, ma no, stiamo coreanizzando. Cosa fai? I'm super shy, super shy, but wait a minute. A me, siamo appena uscite, cioè un altro mondo. Facciamola vedere intanto. Se magari le riprendiamo meglio. Allora Debbie si è fatta così, sono tipo tutte violetta. Violetta, sì, con glitter. È un fiocchettino, delle nuvolette, bellissime, un po' di cose. Io così, vabbè, adesso magari ve le riprendo meglio con questo fiocco. Cioè raga, fantastico, recensione. Beh, la Debbie è stata veloce, ci vuole mezz'ora a te? Sì, 40 minuti. 40 minuti? Cioè, ma in Italia se provi a fare una roba del genere con tutti sti petaissi sopra, cioè no, non ci, me- ci non metti... Tipo, guarda, mi ha fatto anche tipo sotto. Cosa ah, sfigata. Cioè, pazzesco. A me ci ha messo meno di un'ora a me, perché siamo entrate che erano già le 11 passate. Quelle sono? Mezzogiorno e 7. Un po'. 50 minuti? Sì. Quasi un'ora? Cioè, per fare tutta sta roba, raga. Poi lei delicatissima. A me è la mia delicatissima. Cioè, in Italia a volte comunque limano duro. Cioè, le senti. Questa non l'ho sentita. Cioè, è pazzesco. Pazzesco, raga. Sì, a me vanno fuori le unghie perché magari ti limano anche sì, con il qualcosa, sì, sì, esatto. Mi vanno a fuoco. E mi vanno a fuoco là, delicatissimi, stavo rilassando un sacco. Volevo vivere qua solo per farmi le unghie. Poi devono avere... Ha usato il cosettino, la luce, la lucetta, solo in alcuni punti. Ma devono punti. Essere potentissime, tra l'altro, perché mi ha fatto non so quanti strati, 5-6 strati di gel sopra. Esatto. Si asciugava in un attimo. Cioè, pazzesco. E adesso tu vuoi fare la foto. Cosa prendiamo? Cosa prendiamo? Corgi! Oddio! No, ma devo essere più cute. Dove andiamo a farci la foto con questo? Devo essere fighe. Fammi pensare. Oh, ci sono anche i cosi. Io sono esercizio. Ma io non so cosa sono. Oh, ah, ma qua ci sono altre robe. Allora, assaggiamo questi tteokbokki. Devo dire che sono buoni, vero Debbie? Sì. Adesso ve li mostro, se riesco. Sono troppo piccanti, perché sono tipo la... Sono già tteokbokki. Non è tipo la crema, il formaggio. Tipo la mamma rosa. Va bene. Allora, eccoci qua ragazzi, stiamo andando un po' verso Nam Demun Market. Dove fa? Stiamo andando verso Nam Demun Market. Ali, spiega, noi in realtà siamo in Sicilia. Fagli vedere, andiamo a fargli vedere ai nostri fans i veri arancini siciliani coreani. Eccoli qua. In realtà sono gli arancini siciliani, raga. Adesso ve li mostro. Ah, ma eccoci qua. Arancini, raga, arancini siciliani. Eccoli qua. Allora, ragazzi, ecco qua il Nam Demun Market. Adesso stiamo scendendo e vediamo cosa c'è. È così. E tutto attorno ci sono tutti i mercatini, vedete. Raga, praticamente è un mercato proprio così, pieno di cose, di situazioni.
Allora, la Debbie, vedete questa signora davanti, questa ajumma coreana? Ecco, lei praticamente si è fatta aprire le porte dagli anziani coreani. Ma guardi quello che è qua. La vedete? Eccola qua, l'anziana coreana che ci sta accompagnando in una store. Questa signora ci ha portato nel paradiso, raga. Raga, voi non avete idea di che cosa c'è qua dentro. Non avete idea. Ho trovato l'icing degli Yeezys che era soldato. Ci sono tutti là, c'è tutto, raga, tutto. Ed è un covo, raga, un covo di roba. Cioè, io ve lo giuro, siamo sottoterra. E questa signora coreana ci ha portato in questo posto. Nessuno sapeva la conoscenza di questo posto. Nessuno nel mondo. Nessuno. Proviamo sti ravioli. Sai le salviette, posso pulire se no. Ma ci sto io? Mani, ma ci sto? C'è odore di cipolla. Sì, ci sarà cipolla. Non hai le salviette per pulire le mani, vero? No, soltanto quelle per il naso. Potevo portarle qui? Un veloce, raga. Adesso Jenny verrà investita da quel camion mentre mangia. Com'è? No, non è andata, via il camion. No? Sì, è vero. No. Dopo uno ti riempi, però avrà le larve dentro. Ma sono trasparenti quelli? Ah, li devi cucinare forse? No. Oh, mi fai una foto con questi. Allora assaggiamo questi tobocchi, quanto piccanti sono, morirò di fuoco. Sì, hanno tutto il pepino. Non sono piccanti. Ma no. Sì. Ah, per te, ok, per noi sì. Oddio, fatto meraviglia alla donna. Sì, non vegano. Li approvi? Allora, recensione. Quelli del Namdaemu Market non è che mi hanno fatto sbarellare, cioè nel senso, non sono neanche tanto piccanti, sono tipo leggermente dolci, ma sono abbastanza sereni. Invece voglio assaggiare quelli del Gwangjang Market, secondo me saranno più buoni, però ci sta a provare un po' di tutto. Fare una di queste cose. Allora ragazzi, adesso andiamo alla Star Avenue, dove è praticamente una galleria con tutte le impronte degli idol, della gente famosa. Guardate qui che complesso di edifici. Penso sia una zona dove si lavora, sì. Un hang, questa è una banca, per esempio, vedi? Un hang, una banca. Oh, raga, eccola qui, ragazzi. Adesso entriamo e vediamo com'è. Ora. Sei rimasta un po' sconvolta, tipo. Chissà. Guardate ragazzi, Super Junior! Raga, ho la mano come Felix, ok? Un po' più grossa con la sua, però uguale. Questo è il municipio di Seoul. Adesso ve lo faccio vedere bene da davanti.
guarda là. E guarda qua che veniva giù. Ma sono tanto simili tra di loro, non si so, sembra. No, ma non è qua. Non era solo. Ah, ma il gatto. Bello. Raga, ma guardate che belli. Scusate, ma non si vede tantissimo, però vedete questa modernità e il contrasto con l'antichità qui, vedete? Bellissimo. Puoi dire al nostro pubblico là qui ci sono tutti i templi. Intanto dove siamo qua? Allora, dovremmo essere a Sol, ma... questo bellissimo palazzo del tempo. Ma noi siamo, dove siamo? Villa Pisani. È quella lì. Raga, è Villa Pisani. Villa le Pisani. Le colonnine delle terrazze. Cioè, è quello. È Villa Pisani? Sì. Guardate, ragazzi, che meraviglia. È stupendo. La musica. Stasera ceno con Udo. È freddo. È freddo. Il clima a 21 gradi. Allora ragazzi, alla fine stasera abbiamo finito di mangiare e adesso sto tornando a casa. Ho preso delle cose, ho preso del tè, questo dolcetto che volevo troppo provare e la carne secca che è buonissima, quindi finiremo la serata così. Domani ci aspetta un'altra giornata intensa, ma siamo carichi e pronti. Eccoci qua ragazzi, allora ho preso questo che è l'ice tea, che in realtà avevo già tipo provato, mi sa, non lo ricordo bene. Sentiamo se è il tè che penso. Buonissimo raga. È il tè classico. È 0 kcal, pensate, il tè nostro zuccherato, per loro è 0 kcal. È tipo tè San Benedetto, ok? E questo dolcetto così. Eccolo qua, è un panetto morbido morbido. Sa di latte. Era come me lo aspettavo, raga. Buonissimo. Andiamo. Mi piace un sacco. Dai, bevi. Oddio che buono. È buonissimo, ma lo sapevo. Oddio che buono. Wow.